Ragazzi, buongiorno! Oggi proviamo lo stacco sumo, quindi per la prima volta farò stacco a gambe aperte, visto che sto ancora un pochino rosicando dalla gara e visto che adesso mi prenderò un bel periodo senza gare, c'è tempo per provare cose, quindi io e il mio coach Luca abbiamo pensato di provare un mezzo sumo, non un sumo largo tipo quello di Dario, però un mezzo sumo alla Austin Perkins. Quindi siamo all'Heart of Steel a Roma, perché mi fa piacere avere un occhio visto che provo il mezzo sumo e ci sarà Simone Sanasi che è il mio caposquadra. Mi segue Luca, però Simone è il caposquadra, quindi se mi può dare un occhio lui, visto che Luca sta a Milano, fa piacere. Ci riscaldiamo e proviamo questo sumo. Abbiamo anche un ospite speciale, lui fa sempre sumo da un mese, però oggi devo fare anch'io sumo, quindi lo posso bacchettare. Simone dice che secondo lui il sumo su di me può funzionare. Sì. Se no va migliorata la partenza nel regular, perché sennò mi scappa il bilanciere. Perché sì, il bilanciere che mi scappa non è solo una questione di presa, ma anche di movimento. Di posizione, sì. Secondo me il sumo gli può migliorare parecchio la partenza, perché il sumo alla fine ti impone molto a lavorare di più con la gamba e quindi ovviamente scappare meno in partenza dalla gamba. Sai una roba che ho provato l'altro giorno e che secondo me potrebbe funzionare? La hook in regular, perché parto molto meglio. Cioè l'ho provato con 200 kg, un carichetto, sì. Però subito ho sentito... Sì? Sì, ho sentito subito una partenza diversa. Ne ho parlato pure con lui sti giorni. Mi sembrava di partire meglio. Infatti mo oggi proviamo il sumo, ma sto allenando la hook. Okay. Mi sono comprato pure il taping, quindi mo lo mettiamo e proviamo. Okay. Anzi, mettiamolo. Sì. Io non so metterlo. Ragazzi, se lo volete comprare l'ho preso su Amazon. Spero non faccia schifo. Sinceramente non so quando un tape è buono. Come si mette, Simo? Il pollice. Si parte dal basso. Lo si avvolge. Ok, quindi semplicemente strato. Esatto, questo. Giusto per fare un po' di spessore. Sì, diciamo che va a fare protezione nel punto in cui il bilanciere andrà a appoggiare, che è questa zona qua, sostanzialmente. Che la hook è una presa, ragazzi, in cui questo è il bilanciere, sì. Ci va il dito sotto e diciamo che si uncina il pollice, sì, con le altre dita, sì. E quindi ovviamente fa tanta pressione il bilanciere sul pollice. Sì, esatto. Diciamo che per le prime volte il taping non è male. Sì. Me lo utilizzano anche... Ma in gara si può usare? Certo. Ah, sì, ok. Sì, sì, si può utilizzare. Un po' pochi, sì. Bilanciere più vicino alle tibie, quindi fai il contrario di quello che fai nel regular e verticalizza meglio, però sono 70 kg insomma. Ma mettiamo 120, sì. Secondo me inizio... Secondo me da 170 incomincio. Da 170? Sì. Secondo me può essere una valida soluzione. Sì? Sì, sì. Vediamo, sì, che succede. Ma per quanto riguarda la larghezza delle, sì, gambe, sì, cioè io la sto tenendo un mezzo sumo. Sì. Quindi tipo così, proprio, sì, il minimo... Secondo me ci sta adesso. Beh? Perché se lo estremizzi troppo magari ti si infiamma l'anca, sì. Poi magari piano piano lo andiamo ad allargare, okay. Però per il momento così secondo me è corretto. Mezzo sumo. Sì, esatto, il bilanciere là vicino. Non lo tirare con le braccia quando ti posizioni. Sì, ok. Verticalizza quel centimetro in più lui. Sì, un altro ancora per favore. E apri le ginocchia verso l'esterno quando ti posizioni. Ok. Ti devi avvicinare, piano. Cazzo, questo. L'apri le ginocchia verso l'esterno era un bel consiglio. Carino, eh? Sì, un'altra cosa, sì, Lu, fai attenzione. Cioè tu quando arrivi qua, ok, non mi fare questo e poi questo, perché se tu fai questo, che è l'errore comune che fanno tutti, pure gli stacchisti, questo e poi questo spezzi l'alzata. Cioè tu da qua finisci di spingere con le gambe e devi lavorare per forza le schiena. Tu quando arrivi qua, ok, devi sempre avere la spalla sopra il bilanciere, devi fare questo, devi stare qua. Ok, quello lì è la chiave di volta dello starter. Senti, oggi ci avrei salita in 3 secondi. Sì. Secondo te c'è senso fare salita in 3 secondi e lo facciamo normale? Vediamo normale, poi l'adattiamo, sì. Dai. Ok, mettiamo 150, così almeno poi facciamo 70. Saliamo piano e vediamo. 150 kg. Piano. Sì, bravo. Ok. Tiralo meno con le braccia in partenza. Ok. Apri, sì, buona, fammene un'altra, fallo partire più lentamente, questo è perfetto, fallo partire
pelo più lentamente da terra. Cioè, perché sono abituato con regular che tira la sassata. So, però è buono. E hai visto che però ha fatto questo. Invece sì. No, concentrati qua, a sta sopra col bilanciere sulle spalle. Cioè non fa questo, non buttarti indietro. Ok, mo rivedo il video magari e capisco. Lo vediamo un po', tanto mo lo dobbiamo sistemare sto stacco, quindi... C'è tempo, abbiamo tempo. Sì. Sembra ci siamo. Ragazzi, saliamo piano piano, 170, così ho tante rep per provare il movimento. Prova a percepire la partenza un po' più progressiva, ok? Cerco di spingere piano piano. Sì, esatto, esatto. Devi beccare il giusto tempo. Apri le anche, verticalizza e parti lento. Piano. Bello, questa è perfetta. Apri le anche, verticalizza e parti lento. Rimi 2 centimetri, lento. Apro le anche, verticalizzo. Stupenda, mazza. Stop. Madonna il dito però, bello però. Perfetto. Dai. Perfetto. Apro le anche, verticalizzo, i primi 2 centimetri di partenza lenti. Dopodiché becchi la traiettoria giusta e una sassata. Mi sembra molto facile, vabbè sono 170 kg. Però sono bei angoli di spinta. Ti piace quindi? Sì, molto. Sei soddisfatto? Quanto metto? 200? Sì, 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 sì. Dai. Poi magari piano piano nel tempo, eventualmente in centimetro oggi, in centimetro domani magari lo vai ad allargare. Ma se lo allarghi troppo, se sentiamo gli adduttori, le cose, invece... Certo. Un stacco un po' più ibrido, vabbè. Andiamo con i 200. Allora, 200 inizia a essere un carico che comunque mi interessa già un po' di più. Apri le anche, verticalizza e parti lento nei primi 2 centimetri. Apri le anche. Sì. Apri un po' di più le anche e finisci di verticalizzare. Piano, apro. Sì, buona. Lì fa male la mano purtroppo, eh. Infatti, mo passiamo alla mista. Perché quella tensione in più che ci metti è perché ti fa male il pollice. Ovviamente sì. più il peso pesa e più la mano fa male. Ah, sì, fa proprio male. Però il movimento mi sembra carino. Sì, il fatto di aprire le anche, perché è buono? Perché ti dà quel senso più di rilassatezza. Sì. Perché quindi tu devi aprire e devi finire fino all'ultimo centimetro di verticalizzare. Più tu finisci di verticalizzarti, più tu migliori la leva. Ok. Capito? Sfruttalo. Però è buono, abbastanza molto, buono. Sì. Sì, qui si vedeva che la mano ti faceva male. Sì, no, mi stavo a morire. Devo salire piano piano. L'altro volta ho fatto 190, sì. Oggi 200. Sì, ma è così, E piano piano salirò. Sì, mo passo alla mista. Sì. Che dolore. Lo grip è dolorosissimo. Bello però. Sono felice, eh? Sì, sì. Quanto metto? 220? Mettiamo 215. 215? Sì, andiamoci su tranquilli. Ragazzi, la hook penso sia la cosa più dolorosa che possiate provare in palestra. Mamma mia. Un pochino rigido sei. Lui ha iniziato PL da... faceva BB da poco. Ma infatti lui si vede che tiene gli angoli perché c'è un sacco di muscoli che lo tengono. C'è un'altra persona, ha fatto uno stacco così, subito sculerebbe. Invece lui i muscoli proprio lo tengono là, capito? Passiamo alla mia presa preferita. Sì, riaprili anche, allungati fino all'ultimo centimetro e parti in modo graduale, ok? Lu? Cinta vicino. Bello, mazza! Ah, sì. E la presa buona aiuta. Apri le anche, avvicina la cinta al bilanciere e parti in modo graduale, ok? Sì, mazza. C'è un margine, eh? Molto buono. Sento molto, molto buono. Leggero. Compatti bene, molto buono. Sì, un altro input che ti può aiutare per, diciamo, verticalizzare al meglio è avvicinare il più possibile la cinta al bilanciere. Ok? Sì, allora. Ti può aiutare di più rispetto a verticalizzare. Sì, cioè buttare l'anca dentro proprio. Proprio tu stai qua, apro le anche e la cinta si avvicina al bilanciere, okay. Questo. Sai, questa è una cosa che secondo me devo far piano. Cioè, ieri stavo cazzeggiando un pochino a casa. Ho provato a farla, appena l'ho fatta tanto, sì. Ho sentito qua in una mezzo steccata, che ho detto... Una steccata. Però, diciamo, fa attenzione perché non è questo, ma in realtà è questo. Vedi, okay. Cioè, la pancia sta qua. Cioè, non estremizzarla, cioè non è questo, perché tu fai questo e il bacino si chiude e vai a scaricare sull'adduttore. Cioè l'idea è questo qua, vedi? Non è questo, se no altrimenti scarichi l'anca, ma è questo. Sto qua. Ah, ok. Ok, qui becchi l'angolo perfetto. Ti do un consiglio, quando tu fai l'incastro, stai qua con le tibie, stai con le tibie vicino al bilanciere. Attaccate, ok. Fai questo e fai un incastro solo. Ta, trova subito la posizione. L'incastro così dall'alto però lo preferisco. Dall'alto, okay. Quello lo fai tu. Però parlo, beccalo subito, capito? Mettiamo un 2.30? Sì, mettiamo 2.30, si può fare. L'unica cosa è che secondo me devi lavorare tanto, perché ancora lo fai quel difetto là, che fai questo e questo. Quindi con 2.30 ti potrebbe sbilanciare avanti il carico, ok? Quello lo devi correggere. La schiena regge, tranquillo. Sì, sì, però per ora. Quello lo devi correggere. E lo correggeremo.
piano da vicino. Sì. Mazza. Ok, non anticipa col ginocchio, ok, tutto uguale. Parte piano. Mazza. Oh, è cheating è davvero sto coso? È bello. Però devi lavorare su quel giochetto lì che fai. Però è veramente cheating sta roba? Ce l'hai il leveraggio per fare lo stacco, fatto bene, Roma. E vedrai che questo ti migliorerà anche tantissimo la partenza nel regular. Però fai quel giochetto là, diciamo, per me sono valide, però potresti dare l'impressione di non chiudere bene. Capito? Allora, ti dico, secondo me i nook sì. Mi viene meglio sta cosa. Ok. Perché ho comunque la spalla che mi va un po' più avanti facendo la presa inversa. Per me sono valide, lo ripeto, però... Sai, io metto 250? Sì, per me si può fare. Che l'ho sentito, cioè, io addosso li sento bene, facile, perché c'hai proprio. Poi sarà che il regular, quando fate regular, ragazzi, sentite la botta sulla schiena. Però io non sento nulla. Questi sono molto buoni. Di lavorare tanto su quel discorsetto là, quello tanti fermi sotto al ginocchio. Fermo sotto al ginocchio e si sale. Sì. Carino però, oh cacchio, guarda che... ma... Perché guarda, se avessi già fatto sumo con lo stance largo, secondo me non sentivi bene la spinta, perché è troppo diverso. Ti conviene arrivarci piano piano. Secondo me sì. Allora, a parte il fatto che comunque, diciamo, ognuno ha un modo di spingere diverso, nel senso c'è chi spinge molto bene con le gambe larghe e con le gambe strette, quindi può darsi magari questo è il tuo stance perfetto. Però magari provare ogni tanto ad allargarlo e vedere come va. Ma sai, a me ti dico la verità, la fissa è venuta vedendo Austin Perkins. Che io sapevo che a gambe larghe troppo non posso starci. Però ho visto Austin Perkins che lui sta come lo sto facendo io adesso. Ho detto, cacchio, ma effettivamente post gara si potrebbe provare. Ne ho parlato con Luca e niente, siamo qui con Simone a provare lo stacco sumo. 2,50? Sì, sì. Ragazzi, 2,50 prima volta che faccio sumo non è male, No, per niente. È un ottimo indicatore. Seconda in realtà, perché già l'ho fatto una volta in un altro video. Però era andata decisamente peggio. 250 carucci. Se li faccio facili sono contento. Trovo un incastro calmo, ok? Sì, madonna. E giù. Sì, è quello che dicevi tu. Esatto. Che mi è scappato avanti. Esatto. Che poi, cioè, l'ho sentito facile. Però effettivamente una volta che sono rimasto così chiude, è stato un attimo... Una cifra difficile? Sì. Anche che non te l'aspettavi? Esatto. Cioè, sono salito facilissimo fino a qua, poi ho sentito... Ho detto... E mo? Però non ti sei aperta la mano. No. Vabbè, 2,50 non mi si apre. Si apre se rimango così a carichi tanto. Sì. Però ti dico... Sì, la partenza è perfetta. Poi lì esce fuori il... Problemino. Infatti, diciamo che a differenza di prima, se tu avessi voluto accelerare di più, perché ti è partito facile, quindi poi hai detto, vabbè, mo tanto si chiude da solo. Invece di stendere la gamba, lì non te l'ha fatto qui da solo. Ce l'avresti potuto fare anche comunque veloce la chiusura con questo carico. Ma li vogliamo riprovare? No, no, non serve. Dici non c'ha senso? No, perché ho sempre 2,50, comunque a livello strutturale è sempre un carico importante, sì. Però siamo soddisfatti. Sì, molto. Sicuramente puoi fare un botto di chili, puoi fare sopra 300. Secondo te c'ha senso continuare a lavorarlo? Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Anche perché sai, ti dico la verità. Cioè, io mi sono fatto due domande. Dico, cacchio, ma è possibile che nella gara ero l'unico meno 74 che faceva regular? L'unico. Solo io c'ero. E lavoreremo con questo sumo. Sì, e devi correggere questo difetto qua. Faremo dei bei chiletti, promesso. Boh, grazie, Simo. Grazie come sempre, siamo un piacere. Tanto ormai, voi lo sapete, vengo una volta a settimana qua. È il tuo stile di Roma, già sapete. Che almeno ho qualcuno che mi guarda e una bella palestra in quelle nane. E niente. Grazie. Grazie, Simo, davvero. No, grazie a te. Niente, ragazzi, secondo voi in sumo posso fare i bei chili? O sono meglio il regular? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Iscrivetevi anche al suo canale, dai, che mi sta simpatico. Vi prego, voglio andare al sushi, ho 10 sere di punk ancora, per colpa sua. Che vitaccia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, belli.